Buongiorno, sto testando due loop interni per l'ascolto qua in stazione. Ecco qua il loop che conoscete, il doppio loop contrapposto, e il doppio loop, cioè il loop normale qui a cancellazione di rumore con la ferrite qui che abbiamo fatto varie prove sul balcone. In questo caso sono tutte e due all'interno casa. Uno sta qui e uno sta qui. Ho scelto qua un emittente in AM, Voce della Turchia. Questo qui è il loop contrapposto. Questa è Voce della Turchia da Emirler in Turchia, il programma in turco. Ecco qua. Abbassiamo qui l'altro apparecchio, l'FRG100 Yaesu, è sul loop a cancellazione di rumore, quello lì. Ecco qui, vediamo un attimino. Notate com'è silenzioso rispetto all'altro loop, almeno si nota subito. Chiaramente sono potenze alte queste, è una broadcasting con 500 kW, quindi segnali molto molto forti. Però siamo sempre, diciamo così, circa più o meno un 3-4 mila chilometri di distanza. Però notate come è più molto silenzioso, come senza rumore. Rivediamo di nuovo il loop interno. Qui c'è leggermente un po' di noise, fruscio, ma è dovuto anche all'apparecchio. Sono due apparecchi, questo qua è abbastanza datato, ma a me piace tanto. Questo è il loop contrapposto. Notate questo piccolo soffio. Abbassiamo qui, alziamo qui, loop, questo qua è il loop. Questo è il loop a cancellazione di rumore. Questo sta su questo altoparlante esterno, mentre questo qui usa l'altoparlante suo interno, che è bello grande lo stesso. Abbassiamo qua di nuovo, torniamo di nuovo sul loop contrapposto. Come vedete, con forti segnali chiaramente. Non ho trovato segnali in banda per radioamatori, diciamo così con watt minori, perché qui all'interno chiaramente è un po', certamente, se non c'è propagazione è un po' difficile che arrivano nitidi e chiari. Questi sono segnali abbastanza forti. Siamo nell'ordine dei 4.000 km più o meno da Emirler in Turchia. Loop contrapposto, i due loop. E questo qua è il loop a cancellazione di rumore. Possiamo ancora migliorare questo segnale un po', vediamo un pochettino che succede. Se io in questo momento sta funzionando solamente il loop est-ovest, in direzione della Turchia, verso est. Questo qua è staccato, sta sul 2, quindi
Io l'ho già, come dire, prima sintonizzato su questa frequenza. Vediamo un pochettino se lo rimettiamo insieme, cioè se faccio così il segnale dovrebbe un po' migliorare perché lavorano entrambi, sia questo e sia questo qui. Vediamo un pochettino, ecco, così è tolto solamente est-ovest. Questo qua invece insieme nord-sud in questo momento. Come vedete, il segnale è più alto perché lavorano tutti e due i loop in questo momento, però adesso faccio vedere, togliendo quello nord-sud 1, 2, 3, ecco qua, è tolto nord-sud, in questo momento solamente est-ovest. Come vedete il segnale è calato. Adesso rimettiamo di nuovo 1, 2, 3, ecco qua. Adesso sale chiaramente un po', c'è molto fading. Adesso sono tutti e due i loop, però più o meno, diciamo così, il segnale esce fuori abbastanza bene. Ma qui chiaramente segnale minore, di poco, ecco qua, 8, 9, 8, 9, ma come segnale molto nitido. Ok, allora loop contrapposto e loop a cancellazione di rumore, quello che usavamo sul balcone fino a poco tempo fa praticamente. Grazie a tutti.